Allora, match interessante soprattutto per me nell'eventualità che dovessi passare il turno perdente. Osserviamo questa sfida tra due titani dei grappler, a quanto sembra. Redfield Padre figlia. parte approfittando benissimo del muro. Un sacco di setup sconosciuti a Sasuke. Ok, qua ha cancellato l'anima reversa proprio all'ultimo pixel. Sasuke in questo momento è completamente in balia di Tina. Gli serve un modo per uscire dal pressing. Ah, casca completamente nel mix-up. Ok, niente. Non è tipo Redfield da reversare senza pensarci due volte contro Bass. E questa sarà una cosa divertente. Quante volte questi due giocatori li vedremo reversare durante il match? No. Lì, non bloccabile di Bass, a quanto pare non batte il salto sulle, tra virgolette, corde di Tina. Attenzione! Ecco, basta una di queste prese qui per riaprire completamente il match per Sasuke. Ancora setup da abbassati. Purtroppo Tina è un personaggio col quale non si può rimanere a terra in maniera molto sciolta. Vediamo se Sasuke conosce il setup su sto stage. Sembra proprio di sì. Allora, Sasuke serve letteralmente. Deve indovinare letteralmente una mossa. Ecco, l'ha indovinata. Troppo rilassato qui Redfield sul rialzo. Adesso. Non ho criticato gli errori, ma vabbè, comunque. Aia. E questo round si mette decisamente in favore di Redfield, mentre io ero distratto a leggere sul cellulare. E prima di rendercene conto, Redfield si prende il primo match contro Sasuke. Con un Si è bellissimo Death verificato un errore. Pose. Aspetta un attimo. Qua mi si è un attimo bloccata la live. Su serio, Master, ho semplicemente detto che Redfield ha preso troppo alla leggera il rialzo di Sasuke. Cioè. Allora, di nuovo Tina contro Bass, secondo round. Un'altra volta Redfield indovina la reversa sul calcio medio con tanto di follow up. Niente punish da parte di Sasuke che però riesce a stannare Redfield. E attenzione, adesso ci si diverte con queste interazioni ambientali. Mamma mia, una sola combo. Cioè, questo significa usare i grappler su Doha. Però. C'è il follow up e purtroppo non rialzarsi continua non è sempre la scelta migliore. Ottimo round. Presa launcher di Bass, seguita di nuovo da elicottero con interazione ambientale. Adesso sì che stiamo vedendo un match dove si vede il massimo possibile dai grappler. E anche qua Redfield commette l'errore di Sasuke del primo round, non rialzandosi. Purtroppo è una questione di millisecondi. Ecco la presa combo di Tina. Non riesce a liberarsi Sasuke. Però la super. Ah, l'ha cancellata, mi sa, senza volere. Mi sa che l'ha cancellata per errore. O forse si aspettava una presa da parte di No, c'è, Redfield. c'è. Opale. Ah. Ok, adesso è il turno di Tina andare con un elicottero. Comunque qua mi si sta continuando a bloccare la live. Continua a darmi errore. Ma non ti preoccupare, pensa Inizia il all'incontro. round alla vecchia maniera. Cavolo, è vero che quello là è un muro. Ah. In questo momento le scelte giuste le sta facendo tutte Redfield.
Questa è la classica situazione in cui Basso non vuole trovarsi, dover uscire dal pressing. Sfortunatamente non ce la fa Sasuke, siamo 2-0 per Red. Esattamente, aggiungo il punteggio. Su quella presa con cui ha iniziato il round lì, Tina, di solito la strategia è abbassarsi, perché la presa funziona solo se l'avversario è in piedi. Sono sicuro che Sasuke ne sia a conoscenza, probabilmente ha avuto una carenza di riflessi in quel caso lì. Ci può tranquillamente stare. Adesso siamo arrivati però al primo match point per Redfield. Mentre Sasuke continua ad andare col suo fidato Bass. Cavolo. Vediamo un po' che stage salta fuori adesso. Allora, ok, adesso la live mi si è ripresa, a meno che non debba ridurre un attimo la qualità video, perché essendo online, probabilmente è anche quello che mi sta un po' fregando. Ok, proviamo così. Ah sì, giusto, è vero, ovviamente tra un giocatore e l'altro cambiano i messaggi tra un match e l'altro. Da quello che posso vedere tra la live e il mio schermo. Ok, ci sarà da divertirsi anche su questo stage. Allora, buona partenza di Sasuke. Redfield indovina la controproiezione che lo mette in una posizione di assoluto vantaggio. E purtroppo, come detto, a volte basta davvero così poco per un round con i grappler. Interazione ambientale. Strano effetto lì sulla bounce, ma comunque bene o male, comunque quello che voleva Redfield ha funzionato. Perché era di spalle. Sì, non l'ho comunque mai vista quella, lo ammetto. Ah, è una cosa che succede quando sono di spalle. Sì, si vede che è andato di spalle battendo contro il muro. Continuiamo un attimo qua con l'incontro. Sempre fregato da quel ritardo lì sul terzo pugno. Però è inutile, con Bass o punisci con le prese o cerchi di andare con qualche attacco veloce, perché lì Tina, la Tina di Redfield sarà... Sembra abbastanza scoperta, non posso dirlo con certezza perché non ho studiato i suoi frame. A quanto pare a Sasuke piace molto reversare con sta presa e vorrei anche vedere. Non riesce ad approfittare del guard break, ma con due reversal indovinati a tenere il match in palio e con un altro elicottero che si chiama esperto di wrestling, siamo 2-1. Ah, stavolta Sasuke barra. Okay. Questa è la parte a Matteo di BK. Sui fuochi d'artificio non è sufficiente, però con una buona reversal, un buon sidestep, Bass si aggiudica anche sto round. Solo che quest'ultimo round comincerà con un buon vantaggio per Redfield in termini di barra. Però Sasuke riesce di nuovo a indovinare. Attenzione, ora siamo in una situazione davvero 50-50, con Redfield che spreca la barra della super. Oh, pronto abbassamento. Qua ci vuole davvero poco e alla fine tocca Redfield dominare anche in sto match. Però molto equilibrato. Molto equilibrato e anche interessante da vedere, devo dire piuttosto spettacolare gli scontri tra presisti. Mi Quanto sembra, ricordo sì. i tempi di quando ci fu Redfield contro Vel, fu molto interessante anche quel match. In effetti. C'era molta originalità di personaggi in quel periodo lì del torneo. Va bene, Quindi. posto così, avviso gli altri, siete proprio bravi. Ok, intanto abbiamo Richard Croft con Kazumi contro Aim Alpha and Omega. Entrambi stanno scambiando una serie di colpi.
Tremi con poca vita, Richard non casca nella presa a terra di Yama e Yama si aggiudica così il round. Buona combo da parte di Richard, purtroppo non concluse in quanto Bayman è un personaggio pesante. Yama ricambia subito la cortesia, piazzando l'autocombo e break blow finale. Presa su Richard contro il muro. E Yama si aggiudica così anche questo round. Combo juggle bounce da parte di Richard, Yama con poca vita, contrattacco di Yama, ma piazza una throw, trammi con non molta vita, Yama piazza una throw, Richard riesce ad uscirne e Yama riesce a piazzare un'altra throw decisiva che gli fa aggiudicare il round e anche l'incontro. Punto per Yama. Come usare il passivo maschile su due la bestemmia? No, io, dai. Ci sono i ninja, c'è Ryoyabusa, c'è Hayate, c'è dai, non mi puoi dire usare i personaggi maschili su due la bestemmia, stiamo scherzando, c'è Ryoyabusa, parliamone. Milan, quando poi vuoi, vieni su Discord che vieni a fare la telecronaca. Eccoci qui, Richard Croft contro Ayema Alpha and Omega, sempre. Yama a sto giro ha preso Diego e Richard invece ha deciso di optare per Tina. E Richard con le spalle verso il muro. Throw in volo da parte di Richard. Yama non ca ci casca e anzi punisce Richard per il suo balzo mal piazzato. E si aggiudica così il round Yama. Throw da parte di Richard che ha fatto una buona quantità di danno. Throw in corsa sempre da parte di Richard. E Yama si aggiudica così il round. Spallata da parte di Yama. Scambiati una serie di colpi. Yama prova il side step attack, non riesce. Yama riesce a piazzare una counter hold. Autocombo da parte di Richard. Yama usa il break hold e una spallata che gli fa aggiudicare il round e anche l'incontro. Punto per Yama. Come Doha si gioca solo per le tette? No, dai, io non mi cadere così. È un gameplay spettacolare, ripeto, è fatto dal Team Ninja. Ok, abbiamo Milan pronto che adesso torna ad aiutarmi con la telecronaca. Che vuole? Eccoci qui. Si sente? A parte che vedo tutta la live in ritardo, ma Sì, vabbè. si dovrebbe sentire, sì, ti si dovrebbe sentire se ho impostato tutto come si Va deve. bene, ok. Come tutti quanti gli spettatori potevano immaginare, ci ho messo un attimo a mettermi qui come commentatore perché dovevo sbollire per ovvie ragioni. Bene,
Va benissimo. perfetto. Ditemi se si D'accordo. sente Milan. In teoria si sta parlando. Ditemi se si sente Milan. Se no vuol dire che mi sono stato male. Non mi si sente. Non lo so. Tu intanto commenta. Ah, ok, va bene. Bene, match tra Raidu e Kasumi. Rimando alla boss fight del primo Doha. Giocano, giocano. Benissimo. Ok, Richard parte bene gestendo le distanze. Ottimo sidestep di Raidu. La classica capriola sul rialzo, che però Yama non la fa al momento giusto. Quella launcher lì non serve praticamente a un cazzo. Ed ecco che Richard va con combo sicura. Si mette in una posizione nettamente a favore. Strana schivata lì sull'autocombo. E anche qui, crashando il colpo alto, Kasumi vince il primo round. Adesso Richard è in una posizione un po' più favorevole, nel momento che è Raidu il personaggio più lento e più pesante del gioco. Basso ha qualcosa da ridire. Cos? Basso. Vabbè. Vabbè, sì, è chiaro, ma Raidu è anche peggio, quello è il Ah punto. sì, è più lento. Beh, voglio dire, Raidu gli ci vuole tipo un mese per andare dalla cucina al bagno, quindi fai un po' te. Ad ogni modo, questo round se lo aggiudica Yama, che torna a fare sul serio. Ah, ottimo anticipo qua sul rialzo. Cerca sempre di fregare con una fireball. Ok, combo sicura qua di Kasumi. Il suo bound è sicuramente uno dei migliori del gioco. Persino un personaggio pesante come Raidu fa fatica a uscirne fuori. Ecco qua che la Kasumi di Richard si mangia direttamente la fireball. Richard dovrebbe iniziare a fare qualche presa in più durante lo stun. E Yama questa cosa qui se l'aspettava. Inizia ogni round con la capriola, esattamente come me i primi tempi sul 5. A quanto pare Richard non sa neanche che la Fireball conta come pugno medio, potrebbe tranquillamente reversarla. D'accordo, ok, niente. In questo round qui Richard sta facendo una scelta che sia giusta. Finito molto prima di poter iniziare a... Niente, l'esperienza di Yama fa anche qui la differenza. Ed eccolo che va avanti nel girone perdenti. Esattamente. Richard invece purtroppo ci abbandona qui questo suo Quindi, percorso del torneo. se mi ricordo bene, adesso avremmo. Dovrebbe. Allora, Ok, vincitori a posto così, sarebbero. ragazzi. Yama passa. Adesso tocca a Sasuke contro Redfield. Sasuke Redfield per il girone perdente. Ok, perfetto, Richard, Allora. sei libero, grazie mille per la partecipazione. Buona serata. Allora, Sasuke Redfield, primo match del girone perdenti, se non ricordo male. Ok, io torno a commentare, ciao ragazzi. Se non ricordo male, in questo momento tra i vincitori abbiamo No, non è tra i Bell contro vincitori. No, no, Sgarra. no, no, non è tra i vincitori. È dei perdenti. No, no, Redfield. dopo Ah, dico, dopo. avremmo Sì. Bell contro Sgarra come ultima semifinale vincitori e poi il vincitore va contro Matt. Esattamente. D'accordo. Adesso ci do un'occhiata giusto per curiosità, ma in effetti sì, mi sa che è vero. Ok ragazzi, torno a commentare. Siamo a Milan, a dopo. Buone partite. Sì, intanto commenterà un attimo Master perché devo verificare una cosa. Ok, allora abbiamo intanto Yama che subito parte cattivo. Abbiamo Renfield con le spalle verso il muro. Counter-roll da parte di Yama. Renfield riesce a piazzare una throw. Altra throw come colpo d'incontro. Spezza guardia da parte di Yama. E parte aggressivo con una throw che si aggiudica così il round.
Però Abbiamo questo round che ha dominato Redfield, combo Jungle Bounce e Break Blow a seguire. Penso, ah ok, non da tregua Yama e gli va a fare la presa a terra che gli fa giudicare così il round. Ciao Shindu, scusami. Intanto abbiamo Yama che ha piazzato una buona Jungle, Redfield Per me punisce c'è Yama. qualcosa. Boh. Affronto kill perdente tra Sgarra e Vel. Tu mi stai Ok, Yama, dicendo? dopo, Va fammi vabbè, vedere ok. l'incontro. D'accordo. Riprendiamo qua 2-1. Yama con il suo solito stile imprevedibile. Siamo a un primo possibile round point per Yama. Allora, Redfield non vuole più scherzare. Questa controproiezione più. Di nuovo in ritardo sulla stringa e probabilmente gli basta per vincere sto round. Quest'ultimo round sarà bello combattuto. Parte bene in favore di Yama, però Redfield countera subito con un'altra controproiezione più. Yama interrompe la guardia nel momento sbagliato, però la situazione è ancora molto equilibrata. Non casca nella stringa, però avrebbe potuto anche punire. Ah, non indovina la reversa, attenzione. Non è sufficiente ancora, però Redfield è troppo passivo Yama in questa parte finale. Sì, esatto, poi come abbiamo detto prima, continua a non rialzarsi, non è quasi Come ho riuscito a detto, Tina vittoria. è uno dei personaggi con cui si rischia davvero. Si rischia parecchio a stare a massa, a stare a terra. Lei e Niotengu. Un pochino anche Bass, però il massimo che può fare Bass è metterti in una situazione in cui devi indovinare che cosa farà l'avversario, quindi non necessariamente la cosa peggiore. Con Tina e Niotengu invece danno garantito. Esattamente. Shundu, grazie mille per il follow. Scusa, ho visto ora le notifiche, a quanto pare stasera hanno deciso di non funzionare. È già molto che a me stia ancora facendo vedere la live. Ok. Ho visto io prima, ho fatto un test, ora funziona, niente, come non Solo detto. ora sto notando che in questa sala sono tutti fissati con gli occhiali tranne Ah, me. Shundu. Ah, Ok, non è italiano. Hi Shundu. ok. Thank you for the follow. Shundo, mi sembra. Voice game. E non si sente la voce? Ah, io non lo so, io ho dovuto per forza mutare il video, se no mi viene Streamception. Ah, ok. Allora aspetta che faccio una bella cosa. Fammi Mutiamo provare a entrambe le vedere. parti velocemente. Beh, a me sembra che si sente entrambe le nostre voci, poi. No, no, quella del game. Si Non si sente qui. sente. Scusatemi, me ne sono accorto ora. Dunque, intanto inizia quest'altro Salvami, Shindu. round. Vabbè, per quale motivo adesso non fa apparire la schermata nera di quando si apre il menu? Si apre il menu durante la stream, vabbè. Vabbè, che mi sembrava strano ad ogni modo. Allora, mi andava di commentare sopra la tua voce. Yama fa un tentativo di comeback. Buona presa sul rialzo, ma va troppo sicuro di sé su quest'ultimo rialzo di Redfield. Pazienza, ha giocato a suo favore. Secondo round, attenzione, questa farà male. Redfield di nuovo in una posizione di vantaggio. E con questa launcher, ho visto un minimo ritardo, ma con questa launcher un round finito abbastanza in fretta. La chiamata è ancora attiva, bene, ok. Allora, elicottero di Bayman, perché in questo gioco non ci sono abbastanza personaggi che ce l'hanno. Discreta combo a muro. Redfield cerca di mettersi in una posizione di vantaggio per quel che riguarda affacciarsi al muro, ma Bayman dice di no. Attenzione però, tenta tutto per tutto con la presa, con la super, ma Yama cancella, ma non riesce a uscire dallo stun di Tina. Un match abbastanza a senso unico a sto giro.
Allora, ok, bene, qua è tutto attivo. Ok. E 2-0 quindi per Rapid. Se... Comunque Yaman, prima non mi ha fatto schermo nero perché io ho delgato, lo sto streamando dall'opzione da play, sto streamando con delgato. Secondo me avevo problema master che la tua voce è un pochino più bassa. È più bassa, la posso alzare, non è un problema. Adesso Avevo dovrebbe problema sentirmi, master si che la tua sente. voce è un pochino più bassa. Adesso lo vedremo subito, me lo Come diranno quelli sente della la mia chat. voce io? L'ha detto un po' prima, adesso vediamo se ha fatto qualcosa, il cambio di impostazione. Allora. Abbiamo Yama che Sempre uguale. tenta. Allora mi avvicino al microfono. Mi Così mi si sembra. sente Mi per forza sembra. bene. Io sento abbastanza bene poi. Allora, Yama tenta il tutto per tutto con il cambio di personaggio all'ultimo. Al primo match point per Redfield. Ok, stiamo a vedere. Mamma mia, con questi occhiali, ragazzi. Allora, reversal indovinato da Redfield, ma stavolta il Diego di Diego riesce a spezzare la presa. Tenta il pressing a muro, ma la difesa di Redfield è solida. Attenzione, setup con il tuffo su Rial. Yama cerca di riprendersi con una trottola che colpisce direttamente l'aria, ma comunque. Una reversal difensiva di T. Redfield che gli dà abbastanza frame da poter schivare. Come al solito Yama non può non iniziare il round con le sue canoniche provocazioni. Sì, esatto, è la cosa che contraddistingue questo player. Beh, ormai direi che l'hanno capito tutti, guarda, nel giro di sto torneo. Esattamente. Allora, a quanto pare anche Redfield sa approfittare dei pochissimi frame di hitstun che danno certi colpi in normal hit qua su Doha, dato che la sua presa in carica ha di nuovo funzionato. Diego deve. Yama. Ragazzi, è una confusione perché Yama si chiama Diego nella vita reale, quindi capite il problema. Comunque Yama deve assolutamente inventarsi qualcosa qui se vuole recuperare. La difesa di Redfield rimane solida nonostante lo. Attenzione, finalmente un colpo a muro, ma la juggle non va a buon segno. Attenzione, con questa super, forse con l'interazione a muro, non è sufficiente. Ultimo colpo di sto round. Aia. Niente. A sto giro, caro, è sulla difensiva, anzi. Sì, esattamente. E Redfield di nuovo con un 3-0 abbastanza solido, si porta a casa anche questa striscia. Attenzione. Non metto nemmeno il bot, tanto facciamo una roba rapida rapida. Yes. Volendo potete già partire. No, 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 no. Vai, vai. Cioè, voi partite, io vado a commentare fine. Quando volete andate. Io sono già pronto, è già tutto live pronto. Ok. Buona fortuna, ragazzi. Ok, eccoci qui. Siamo. Con PN33 Milan contro XXJSP Redfield. Uno di loro due passerà al turno.
l'altro verrà eliminato dal torneo. Sono due giocatori veramente molto in gamba, molto abili. Sono veramente curioso di vedere come andrà questo match. Ok, abbiamo Milan con Kazumi, Redfield con Phase 4, mi sarei aspettato una Tina, però lui è molto abile anche con Phase 4. Counter-Hold, scusate, Throw-Lancer da parte di Milan, non ce la posso fare. Counter-Hold da parte di Redfield, entrambi con mezza vita. Redfield azzecca la combo con lo stage. Bellissima combo. Milan totalmente ubriacato da questa phase e Redfield si aggiudica così il round. Redfield punisce Milan che si è esposto. Entrambi. Milan riesce a piazzare una ottima throw. Lancer la parte di Redfield, combo a seguire, bellissima, combo juggle bounce, scoppio, c'è uno scoppio, scusate, power blow, Redfield beta Milan, Lancer throw e la chiude così e si aggiudica il round, bellissimo. Juggle, bounce call, può seguire la parte di Milan. Sto round sta dominando Milan, ma è ancora tutto a vedere. Redfield con le spalle verso il muro, Milan non gli dà tregua. Milan sbaglia la combo. Redfield riesce a sferrare un bel colpo su Milan che gli fa perdere una buona quantità di vita. Ma Milan con un colpo basso ben piazzato si aggiudica il round. Entrambi cercano una qualche apertura, anche piccolo colpetto. Si vede che sono giocatori veramente di alto livello. Break hold da parte di Milan, Redfield parte con la giostra, non la conclude. Bel bait da parte di Redfield. Per adesso Redfield con le spalle verso il muro. Redfield con poca vita e Milan si aggiudica il round. 2-2, signori. Non si sa a chi andrà a questo punto. Juggle, bounce call, può seguire la parte di Milan. Abbiamo un Milan molto aggressivo in questo round. Riesce a punire Redfield che si è esposto. Baitan, Redfield con poca vita. Prova col basso, non ci casca. Break hold da parte di Redfield, ma Milan si aggiudica il round. E anche l'incontro, punto per Milan. Mamma mia ragazzi, non riuscivo più a respirare. È stato veramente molto molto intenso.
ce la fa il caricamento. Ok, eccoci qui con un altro match. Redfield ancora con FaZe, Milan ancora con Kazumi. Counter-roll da parte di Redfield. Altra counter-roll da parte di Redfield. Redfield punisce Milan che si è esposto. Combo. Ora tocca a Milan attaccare. Con le spalle verso il muro, prevedo che farà un bel voletto, forse no. Breakhold da parte di Milan, breakhold da parte di Redfield e l'Ulster Throw che fa giudicare a Redfield il round. E Milan fa un bel voletto, l'avevo detto io. No scherzo, pensavo al run prima, ma li siamo aspettati in questo round. Bellissima mossa da parte di Redfield. Combo a seguire di Ostrat, tardi, ma non rimbalza come deve. Counter-roll da parte di Redfield. E Redfield si aggiudica il round. Bellissima combo da parte di Redfield, che non ha voluto concludere con la barra. Counter roll da parte di Redfield. Mamma mia, Redfield! Bam! Si aggiudica anche questo round. Punto e anche l'incontro, punto per Redfield. Ha giocato davvero davvero bene a sto giro Redfield. Mi sono appena accorto che non si legge bene la scritta dopo il sistema. Ok, altro match 1-1 Redfield Milan. Si vede che siamo verso fase finale di questo torneo. Inizio a essere giocatori veramente in gamba. Redfield punisce Milan che si è esposto. Bellissima combo da parte di Redfield con il bounce e colpo vicino a seguire e con un throw piazzato Redfield si aggiudica il round. Bounce da parte di Milan, Redfield con le spalle verso il muro. Mamma mia, Redfield gioco mezza vita, è partito cattivo sto giro a Milan. Counter roll da parte di Redfield e Milan si aggiudica il round. Bel bait da parte di Redfield, cioè di Milan, scusate. Redfield viene screntato a terra. Milan con le spalle verso il muro, Redfield con poca vita. Counter roll da parte di Milan che potrebbe fargli vincere il round e infatti è così, Milan si aggiudica il round. Milan punisce Redfield che si è esposto.
dal kill con mezza vita, parte con la giostra, il combo, anche Milan tra un po' si ritroverà con mezza vita, Milan con le spalle sul muro, l'unsert da parte di Redfield, Milan con poca vita, Bercol da parte di Milan, combo jungle bounce, colpo a seguire, Redfield prova a piazzare a super, non va, e Redfield riesce a azzeccare il sidestep di Milan e lo punisce con un throw che gli fa giudicare il round. Ancora una volta 2-2, signori. Throw da parte di Milan, throw da parte di Redfield, Redfield con poca vita, Milan prova a andare, non ci riesce, Redfield parte con la giostra, ha tolto moltissima vita a Milan, counter roll da parte di Redfield, Milan ha poca vita, Redfield azzecca il colpo e Milan viene scaraventato a terra, punto per Redfield. Ok, siamo giunti a quello che potrebbe essere il match point per Redfield, ma non è ancora detto. Stanno entrambi giocando benissimo. L'esito di questi match sono tutti da vedere. È ancora tutto da vedere, da decidere. Ed eccoci qui. Redfield sempre con FaZe, Milan sempre con Kasumi. Redfield con le spalle verso il muro, Milan comba bene. Parte la giostra di Redfield, combo, jungle bounce, colpo a seguire, counter on da parte di Redfield, break on da parte di Milan, Milan baita Redfield, Redfield con poca vita, Redfield lancia Milan e con una throw chiude se giudica il round. Counter roll da parte di Redfield, break roll da parte di Milan, giostra da parte di Redfield, Milan con millimetro a vita, bellissima combo da parte di Redfield che gli fa giudicare il round, la vedo abbastanza grigia per Milan, ma è ancora tutto da vedere. Quindi con le spalle verso il muro, Milan lo lancia, comba. Milan prova a punire con dei bassi, Redfield prova la super, vuole vincere questo round a tutti i costi. Milan con le spalle verso il muro, poca vita, ma riesce a azzeccare il wake up e quindi si aggiudica il round Milan. Bellissimo doppio colpo. Dancer throw, combo da parte di Milan, counter roll da parte di Milan, combo jungle bounce, Redfield con poca vita e Milan con il set step attack si aggiudica il round 2-2 ancora una volta, signori. Quanta grinta che sta dimostrando Milan. Recall da parte di Milan, Hunter throw da parte di Redfield, Redfield con poca vita, però parte la giusta di Redfield, combo jungle basco, break blow, lo cancella, non ci casca, ma Milan azzecca il wake up e colpisce sorpresa Redfield e si giudica così il round. E ha fatto un mega comeback Milan, complimenti.
aggiorniamo il punteggio. Siamo di fronte ad un 2-2. Adesso c'è proprio la cosa decisiva. Mamma mia, l'avevamo dato tutti quanti per spacciato. E invece in questa partita Milan è riuscito a rimontare ben due round. E il round stesso in cui ha poca vita. Complimenti. Ovviamente tantissimi complimenti a Redfield, che sta dominando tantissimo. Entrambi veramente stanno facendo dei match spettacolari da lasciare a bocca aperta e col fiato sul collo. Cazzo, ho detto col fiato, lasciare a bocca aperta e basta, punto. Cioè col fiato sospeso, col sul collo, col fiato sospeso. Niente ragazzi, scusate. Dopo diversi 2-2 nelle varie partite, con un punteggio ora di 2-2, colui che vincerà totalmente questa partita se giudicherà la possibilità di poter proseguire il torneo, l'altro verrà eliminato. Entrambi provano a cercare qualche apertura. Milan ci è riuscito, combo juggle bounce, colpo a seguire. Milan prova a rodare, Redfield lo punisce con una lancer throw che non riesce a chiudere come si deve. Milan punisce un po' Redfield che si è sposto, lo ripunisce che si è sposto, si va dall'altra parte dello stage, azzecca. E Milan con un colpo, con una buona mossa, riesce a giudicarsi il round. Throw da parte di Milan. Un sorto da parte di Redfield, combo, parte con la giostra, bellissima combo da parte di Redfield, colpo di rialzo di Milan, trovo da parte di Redfield, Milan azzecca la hold di Redfield e si giudica così il round. Mamma mia, la vedo nera per Redfield, ma è un gran giocatore, può farcela. Trovo da parte di Redfield, juggle bounce, colpo a seguire, parte di Milan, Redfield con le spalle verso il muro, Milan sta dominando, Redfield non riesce a uscire, azzecca il wake up di Redfield e Milan sta giudicando così il round e anche il punto e la vittoria totale. Milan prosegue in questo torneo, Redfield no. Ragazzi, complimenti, veramente dei match spettacolari, bellissimi, un applauso veramente entrambi, siete stati bravissimi, veramente. Eliminato, che squalificato, poverino, cioè. Sì, comunque sì. Infatti immaginavo anch'io. Infatti ho detto, strano, come mai non hai preso Tina? Minchia, veramente, hai fatto veramente qualcosa di spettacolare. Va buona, dai. Va buono, ragazzi, faccio un applauso a entrambi, vi congedo qui e va bene. Va bene. Come volete. Bene. Dai ragazzi, io intanto esco al party. Buon proseguimento, buona giornata. Ciao ciao.
Mamma mia, ragazzi, match veramente molto, molto intensi. E che c'è da dire se non che un applauso veramente entrambi. Hanno giocato entrambi veramente molto, molto bene. E boh. Direi che quindi Milan passa il turno, Redfield invece purtroppo no. E niente, quindi stasera avremo. Vi faccio sapere tra pochissimo l'orario, lo comunico sulla pagina e su Discord. Stasera avremo Milan con. No, prima di tutto avremo Velle contro Sgragarru. E il vincitore tra loro due andrà contro Milan. Colui che vincerà questo match affronterà in finale Matteo Di BK che si era qualificato in finale. Quindi abbiamo esattamente 1, 2, 3 match finali per concludere questo torneo. Quindi va bene così. E niente, questo è tutto. Ci vediamo stasera. Vi faccio sapere l'orario sulla pagina e sul canale Discord. Per il momento, da Master Ninja Rio è tutto. Aspettate che. Vi voglio mandare da qualcuno, vi mando da Frusta. E niente. Anzi, no. Penso che tra poco stacchi. Niente, va bene. Direi che da Master Ninja io è tutto. A stasera. Ciao.
gara senza microfono. No, non c'è, non è che ha scelto lui, non c'ha il microfono. Ma no, dai, ma è una cagata alla fine, dai, su. Io vado a commentare, appena siete pronti mettete pure pronto. Sì, quando volete. Buona fortuna ragazzi e buona partita. Ok, eccoci qui. Siamo con PN33 Milan contro Sgaragarru 87. Si sono già affrontati loro diverse volte durante questo torneo. E finora Sgaragarru ha avuto la meglio. Però sono sempre state abbastanza combattute. Milan comunque gli ha dato il filo da torcere, è riuscito a vincere qualche round, qualche partita, quindi non c'è mai nulla di ovvio. Non resta che giocare e vedere cosa combinano questi due. Siamo agli scontri finali. Colui che perderà si qualificherà al quarto posto. No. Sì, il quarto posto, chi vincerà invece proseguirà nel torneo. Eccoci qua. Abbiamo Sgaragarru con Mai. In queste ultime partite si sta dilettando con Mai a quanto pare. Invece Milan sempre con la sua Fede Kasumi che è la sua main. Per ora Sgaragarru è riuscito a piazzare un po' di colpi su Milan. Sgaragarru punisce Milan che si è esposto, parte con la combo, sbaglia la combo. Viene ancora la prima partita di riscaldamento per entrambi, a quanto pare si vede. Colpo in rialzo da parte di Milan, counter-roll da parte di Milan e Sgaragarru col calcio sul rialzo si giudica il round. Parte con la combo Sgara, combo Jungle Bounce, Break Blow lo cancella, Milan usa subito il Break Hold. Milan con poca vita e Sgaragarru si aggiudica anche questo round. Milan usa il Break Hold. Counter-roll da parte di Sgaragarru. Bouncer throw. Combo di Milan che mi ha rovinata dal muro. Sgaragarru ha trovato un'apertura. Milan farà un bel volo giù dalla finestra. E Sgaragarru vince così il round e anche l'incontro. Punto per Sgaragarru. Ok, andiamo subito con l'altro match. Cioè
subito con i tempi di caricamento del gioco. Notifica dove le vado, vediamo se faccio in tempo. Eccoci qua, giusto giusto, troll da parte di Milan, break all da parte di Milan. Buona combo da parte di Milan. Counter roll da parte di Sgaragarro. Milan pulisce Sgaragarro che si è esposto. E Milan si giudica il round. Record da parte di Milan. Fatica a commentarli perché si danno qualche piccolo colpetto qua e là, cercano una qualche apertura, non... piazzano qualcosa solo quando è il momento. Breakout da parte di Milan, trovo di Milan di counter che ha fatto malissimo. Ora però si ritrova con le spalle verso il muro e Garagaro lo punirà, e invece no, breakout da parte di Milan e col colpo basso si aggiudica il round. Altro trovo di Milan di counter plus che ha fatto malissimo. Parte la combo di Sgaragarru, buonissima quantità di danni da tolta Milan. Milan prova il break hold, ma Gara non ci casca. Gara con davvero pochissima vita e Milan si giudica il round e anche l'incontro. Punto per Milan. Abbiamo Belle che per sbaglio l'aveva infilato il gioco. Esatto, sei stato molto pronto. Esatto. Va bene, torna a commentare. Ok, abbiamo intanto Sgaragarru che è già devastato Milan. Questo round Milan se lo sta andando davvero molto male. Ma il comeback potrebbe essere sempre in agguato. E invece no, counter roll da parte di Sgaragarru che gli fa giudicare il round. Bellissima combo di Sgaragarru sfruttando lo stage. Che ha fatto anche molto danno. Entrambi con poca vita. Sgaragarru sta totalmente devastando via. Sbaglia però la combo. Cercava forse le casse. La riesce a piazzare, la trova. Entrambi con poca vita.
Counterò da parte di Milan che gli fa aggiudicare il round. Counterò da parte di Sgaragarru. Milan a terra. Riesce a trovare l'apertura Milan. Sgaragarru con le spalle verso il muro. Combo con lo stage. Buona combo da parte di Milan. Juggle, bounce, back blow. Sgaragarru con pochissima vita. Counter da parte di Milan. E Milan si aggiudica il round. Counter da parte di Milan. Senza attacco di Sgaragarru che non lo fa cascare nel bait di Milan e contrattacca, parte con la combo jungle però sbaglia la combo. E Sgaragarru si aggiudica così il round non cascando nel counter di Milan. Sgaragarru ha riuscito a sferrare un po' di colpi su Milan. Counter roll da parte di Milan. Si Sgaragarru con le spalle verso il muro. Milan usa il break hold. Sgaragarru non ci casca, lo punisce. Combo, juggle, bounce, break blow. Decide di non cancellarlo. Ha visto quelle casse lì. Ma a quanto pare non ci è arrivato. Counter roll da parte di Sgaragarru. Milan è con pochissima vita. E Sgaragarru riesce a piazzare il colpo che c'era per vincere il round. E anche l'incontro. Punto per Sgaragarru. L'azione si fa molto intensa. Sgaragarru è riuscito subito a darsi i primi colpi. Senza attacco a parte di Milan che non va a buon fine. Entrambi cercano una qualche apertura. Counter roll da parte di Sgaragarru. Milan fa una launcher throw. Counter su Sgaragarru che ha fatto molto male. Combo, juggle, bounce e colpo a seguire. Scaraventando Sgaragarru contro il muro. Sgaragarru ha tolto l'apertura. Combo, juggle, bounce, colpo a seguire. Black blow. E si aggiudica così il round Sgaragarru. Combo juggle bounce, colpo a seguire di Sgaragarru. Milan con mezza vita. Counter roll da parte di Milan. Ma la counter roll di Sgaragarru gli fa giudicare il round. Combo, juggle, bounce, colpo a seguire da parte di Milan, Sgaragarru con le spalle verso il muro, ne esce grazie a un sense attack. Combo al muro da parte di Sgaragarru, che ha fatto malissimo a Milan.
viene con veramente pochissima vita. Entrambi cercano distanza. Break hold da parte di Milan. E Sgaragarru piazzerà la barra. E invece no, la vince con una counter hold. E se giudica così il round e l'incontro e la possibilità di poter continuare in questo torneo. Facciamo comunque tutti quanti un applauso a Milan, che si è qualificato quarto in questo primo torneo italiano. Pure io dico queste cose senza dirlo, no, aspettate. Va bene così, voi due siete a posto. Un applauso comunque a entrambi, siete stati molto bravi. Ti faccio un applauso a te Milan, che ti sei qualificato quarto in questo primo torneo italiano. Grande. Come la fa? No, no, eh. Ah. Perfetto. Adesso diamo spazio a... sì, spazio. Diamo spazio a Sgaragarru contro L. Oh, non l'ho cambiato, scusate. Vabbè, ma nessuno ci ha mai fatto caso, cioè. Non ha mai camperato nessuno in questo torneo. Minchia, dopo questo match allora lo cambio, scusate. Va bene, vado a commentare. Ok, ragazzuoli, questa in pratica è la semifinale. Colui che vincerà arriverà direttamente in finale, perché questa è la risalita di Ginferi. Tutti i perdenti hanno fatto un percorso, si sono scontrati tra di loro per risalire e arrivare così al vertice, e questo è lo scontro finale del giro dei perdenti. Chi vincerà andrà ad affrontare poi il campione, cioè il campione, scusate, il finalista, quello che si è qualificato in finale, Matteo di BK. Nel frattempo abbiamo un belle 89 con Hayabusa, che ha generato mezza vita a Sgaragarru con Hayate. Buonissima combo da parte di Velle. Il step attack da parte di Velle, che gli fa giudicare così il round. Questo è il classico derby al cuore, gli abusagliate. Counter hold da parte di Velle, che riesce a prendere il teletrasporto di Velle. Cioè, counter hold da parte di Sgaragarru. Tanto Velle non sta dando tregua a Sgara con Hayate, e si aggiudica anche questo round. Counter in Ojin da parte di Velle. Sgaragarru totalmente alla mercé dei colpi di Velle. Velle ha sprecato la barra. Bellissima combo da parte di Sgaragarru, che fa finire all'altra parte dello stage. Counter da parte di Velle. Sgaragarru punisce Velle nel suo teletrasporto e con un colpo basso si aggiudica il round. Bella rimonta. Buon gioco di capriole da parte di Sgaragarru. Abbiamo un intuso che dopo cacceremo. Certo, abbiamo... È difficile commentarli. Counter on da parte di Velle, che si aggiudica così e con un colpo piazzato si aggiudica il round e anche l'incontro. Punto per Velle. Adesso mi sbrigo a cacciare l'amico Fritz, che si è imbucato. Abbiamo rimbucato, lo caccio subito, tranquilli. Come cazzo faccio a ca... Non abbastanza in fretta, no. E come faccio a cacciarlo? Devo tornare alla sala?
Sì, faccio prima la cosa migliore. Sì, magari amico di Scaragarru, non so. E il brutto è che io ho messo la chat privata, ma se qualcuno è amico di qualcuno si può imbucare. Tra l'altro dovevo anche aggiornare i punteggi, mi ero scordato, mentre carica faccio tutto. Allora, scartesa, 60 secondi. Invitati. Infatti, cioè, quello vale tanto, senza avere il mio brutto commento. Ma infatti è vero, non ho capito perché non ti sto mandando su Discord. Vabbè. Dai, ti tengo per la finale. E io torno a commentare. Ok, dopo questo piccolo intoppo tecnico, rieccoci qui. E quindi, allora, eravamo rimasti Sgaragarru contro Velle. E per ora la prima partita l'ha vinta Velle. Quindi siamo a 1-0 per Velle. Ok, abbiamo Sgaragarru che ha rioptato per me. Counter da parte di Vella. Entrambi con mezza vita, Sgaragarru con le spalle verso il muro. Step attacca da parte di Vella. Break hold da parte di Vella. Sgaragarru riesce a parare il colpo di Vella. Ma ve lo punisce per se si sposta e si giudica così il round. Buona combo, juggle bounce, break blow, lo cancella e continua con la combo Sgara, combo al muro, non gli dà tregua. Più di mezza vita tolta, mamma mia. Buona combo da parte di Velle. Da parte di Velle, con di Velle non è andata a buon fine e Sgaragarru lo punisce per questo. Velle con pochissima vita, non che Sgaragarru non abbia molto. Throw da parte di Velle e con la sventagliata infame Sgaragarru si aggiudica il round. Infame ma efficace. Buona combo da parte di Velle, non conclusa purtroppo. Trovo composta da parte di Velle che sta dominando questo round. Vedo Sgaragarru abbastanza in difficoltà.
break call a parte livello, sgaragare con pochissima vita e con un teletrasporto che è stato per fare la spezzaguardia, un colpo a seguire, Vedder si giudica il round. Break hold da parte di Bell. Break hold da parte di Bell che si ritrova senza barre. Counter hold da parte di Bell, entrambi con poca vita ma sgarra la barra. Counter hold da parte di Sgargarru. Non azzecca il wake up, spreca la barra Sgaragarru e riesce a piazzare il colpo che gli serviva per la rimonta. 2-2, signori. Break hold da parte di Bell. Sgaragarru in parte aggressivo, trovo Davide tregua. Combo altri colpi da parte di Sgaragarru. Sgaragarru piazza il colpo di sole per vincere il round. Al punto per Sgaragarru. Siamo in situazione di parità 1-1. È ancora tutto da vedere. Vediamo cosa accade. Ecco Velle che ha deciso di prendere Bayman. Sgaragarru sempre con la sua mai. Sgaragarru è riuscito a giudicarsi i primi colpi in questo round. Solito gioco di capriole di Velle che ubriaca l'avversario. Non do tregua all'avversario, manco a terra. Continua a infilire sì, l'avversario a terra. Velle. Counter hold da parte di Velle. Gioco di prese. Break hold da parte di Velle. E Velle si aggiudica il round. Si regalo con le spalle verso il muro. Buona combo di Velle. Break hold di parte di Velle non è andata a buon fine, ma riesce a comunque a mantenere la situazione di vantaggio. Break hold da parte di Velle. Ora si ritrova senza barre. Sgaragarru può approfittarne. La cancella. Cioè, mette il break hold. Cancella, parte con la combo. Buona quantità di danno tolta. Prova il wake up, non azzecca il wake up. E Velle piazza la trono che gli fa vincere il round. Capriolina di Velle efficace che fa guadagnare un buon vantaggio. Inizio round, counter hold da parte di Velle e a seguire subito il counter hold da parte di Sgaragarru. Velle con le spalle verso il muro. Sgaragarru comba sul muro, baita tantissimo Velle che gli fa sprecare la barra per il break hold e con la sventagliata Sgaragarru si giudica il round. Sgaragarru totalmente alla merce dei colpi di Velle. Trovo di Velle che gli ha fatto malissimo, la vedo veramente nera per Sgaragarru. Break hold da parte di Velle. Sgaragarru con pochissima vita e Velle si aggiudica il round. Punto per Velle. Ah, t'ho visto ora Milan, sorry, ero troppo preso qui dall'azione.
Ok, abbiamo uno Sgaragarru con questa volta Kula, ci devi passare un pezzo di King of Fighter all'altro. Velle sempre con Bayman. Sgaragarru con le spalle verso il muro. Trovo la parte di Velle. Doppia counter roll da parte di Velle che gli ha fatto così aggiudicare il round. Velle punisce Sgaragarru che si è esposto col congelamento. Break hold da parte di Velle. Combo. Entrambi stanno guardando questo camioncino. Col congelamento Sgarra ci riesce, combo col camioncino, ma non la prosegue a dovere. Oh, mamma mia, con questo congelamento, bello cattivo, Sgaragarru si aggiudica il round. Bellissima combo da parte di Velle. Prova col congelamento. Counter roll da parte di Velle. Riesce a congelare l'avversario. Sgaragarru. Combo con lo stage. E Velle decide di usare il Breath Blow per aggiudicarsi sul sicuro questo round. Trova la parte di Velle. Velle con le spalle verso il muro, Sgaragarru non gli dà tregua, lo congela, continua a tempestarlo di botte, se giudica così il round Sgaragarru. Presa da parte di Velle, congelamento da parte di Sgaragarru, counter roll da parte di Sgaragarru, la barra di Sgaragarru la vuole usare e invece piazza un colpetto e si aggiudica così il round Sgaragarru. Altra situazione di pareggio 2-2. Tutto può succedere. Tutto può succedere. 2-2. Da questa partita si deciderà tutto quanto. Uno di loro avrà l'occasione di poter affrontare Matteo che si è qualificato in finale. L'altro si fermerà in questo torneo, qualificandosi così al comunque terzo posto in questo primo torneo italiano di Dead or Alive 6. Allora, eccoci qui. Abbiamo Sgaragarru ancora con Kula, Velle ancora con Bayman. Sgaragarru fa un gioco di congelamento veramente efficace, tanto infame quanto efficace. Prova il congelamento, buona combo, combo con lo stage e Sgaragarru piazza una throw su Velle che ha provato a holdare.
Partivelle, canterò da Partivelle, canterò da Sgaragaru, convoco lo stage, Beita Velle, piazza la tro, mamma mia quanto male gli ha fatto, Velle di colpo con pochissima vita. Velle riesce a piazzare la tro su Sgaragaru che va ondato, infatti Velle si aggiudica così il run perché anche lui ha fatto malissimo con quella tro composita. In questo momento non mi sta venendo in mente il nome. Combo con lo stage. Continua. Counter on da parte di Sgaragaru, Velle con poca vita. Combo con lo stage a parte di Velle. Entrambi fanno un gioco che non riesco a capire nemmeno io a un certo punto. Velle però a piazzare la barra, Sgaragaru lo punisce con il congelamento. È stato abbastanza efficace. Trovo composite da parte di Sgaragaru. Counter on da parte di Sgaragaru. Velle riesce a cancellare il congelamento di Sgaragaru. Sgaragaru piazza la trovo. Presa in corsa da parte di Velle su Sgaragaru. Presa mentre a terra da Trego Sgaragaru. Con la capriolina Velle si aggiudica il round. 2-2 signori, mamma mia, dopo 2-2 anche l'ultima partita. Da questo round si decide tutto. Prova la tro, Velle punisce Sgaragaru che si è sposto, counter roll da parte di Velle. Sgaragaru con pochissima vita, Velle non gli dà tregua e si aggiudica così il round, Velle e anche la vittoria. Ok, e anche voi due siete a posto così. E va bene, allora. Vabbè, Sgara non può parlare, però intanto ci sente. Voglio fare un grandissimo applauso anche a te, Sgaragaru, che ti sei qualificato terzo in questo torneo. Hai mostrato dei gran bei incontri. E niente, ovviamente complimenti a Velle che si è qualificato in finale e avrà l'occasione di riaffrontare Matteo per avere la sua seconda chance e poter... Com'è? Ah, e cos'è sta regola del reset, scusate? Ah, ok. Non... Ah, deve fare questo reset. Ok, va bene. Scusate, non la sapevo sta cosa. Meno male che me l'avete detto. Esatto, ma in realtà io, al di là di tutto, la finale, pensavo di farla direttamente il primo che vince 5 partite. Per proprio farla... Non ha senso, dici? No, quello lì sì, dico, c'è il reset, però vogliamo fare che chi vince, cioè, anziché fare il primo che fa tre, vince 3, ne deve vincere 5. Sì, voglio fare alla lunga qualcosa di bello, non molto basato sul culo, ma proprio basato sul tanti scontri che è più bravo domina. Ah, scusate, scusa Sgara. Non l'ho... Cioè, allora,
La regola è sempre, di solito negli altri tornei è sempre stato che lo stesso numero di vittorie degli altri scontri, giusto? Non è che solo in finale. Esatto. Sì, pure la finale non hanno mai cambiato la finale. Ho capito. Vabbè, sì, ne parliamo poi con calma e decidiamo da farsi. Beh, comunque ho capito, va bene, dai. Direi che siamo a posto così. Posso congedarvi entrambi? Sì? No, per niente. No, no. Sì, ma anche Sgarro a un certo punto era sotto. Entrambi a un certo punto sembrano spacciati. Eh sì. Esatto. Va buono, ragazzoni. Dicevo, io vi congedo e niente, presumo lunedì prossimo vi faccio sapere che appena Matteo mi dà notizie certe. Esatto. Ok. Esatto. Perfetto. Bye bye. Ciao, buona serata. Ok, rieccoci qui. Come avete sentito, ci sarà regola ovviamente del reset. Quindi, Velle, se vorrà davvero essere il vincitore di questo torneo, dovrà battere Matteo ben 2 volte. E quindi adesso decideremo se fare il primo che vince 3 partite o il primo che ne vince 5, come avevo intenzione di fare, qualcosa di un po' più lungo e bello epico. Ma vabbè, vedremo. E direi che per il momento siamo a posto così. Noi ci vediamo giovedì con Monster Hunter World Iceborne, ovviamente, il nuovo DLC che è uscito. No, anzi, più che DLC, big espansione, cioè veramente un'espansione immensa. Quindi c'è ancora parecchio da fare, ci sarà molta gente da aiutare. Oppure farmeremo un po' qualcosa, non lo so, deciderò sul momento cosa fare giovedì. E invece, per quanto concerne il torneo, presumo lunedì prossimo, appena Matteo mi dà la certezza, e Velle mi danno la certezza che ci sono, organizziamo. Presumibilmente comunque lunedì sera sarà. Ora vediamo da farsi. Va bene, direi che da Master Ninja Ryu è tutto. Grazie per chi ci ha seguiti e alla prossima. Ciao!